Buongiorno e benvenuto ad un nuovo giorno della tua vita. Sono Ilaria Cella, fondatrice di Consulting That Really Works. Sono felice di guidarti oggi verso una nuova giornata straordinaria, ma andiamo senza perdere tempo ad iniziare con la tua giornata. Intanto che stai facendo il tuo esercizio, il tuo allenamento, sia che tu abbia scelto di correre, sia che tu abbia scelto di fare il rebound, trampolino, lo yoga, il pilates, insomma, qualsiasi sia la cosa che hai scelto di fare, ti terrò compagnia facendoti delle domande e nel momento in cui ti faccio le domande, cerca di rispondere ad alta voce. Se non puoi perché sei in un luogo pubblico, beh, fallo almeno mentalmente. E insieme scopriremo qualche cosa di te e andremo a programmarti per questa giornata, per questa settimana, per questo mese, per questo anno, per una vita straordinaria, perché è quello che ti meriti. Una cosa voglio che sia chiara, ogni giorno abbiamo l'opportunità di iniziare nuovamente e puoi farlo mentre passeggi, mentre corri, mentre qualsiasi sia l'attività, come ti dicevo, che hai scelto. Ricordati che mentre ti muovi, il movimento e le sensazioni determineranno lo stato in cui poi andrai a vivere, a rimanere tutto il resto della giornata, il tuo stato. Quindi questo lavoro è fondamentale. Intanto che ti muovi, iniziamo con quelle che sono le domande potenzianti e ti lascerò un po' di tempo per rispondere. Di che cosa sei grato oggi? Intanto che lo dici, condividi con il resto del corpo la sensazione che provi. Senti le emozioni, falle tue, vivile. E ripeti di che cosa sei grato oggi. Parlare ad alta voce aiuta, ma non importa se non puoi farlo, fallo mentalmente. Di cos'altro sei grato oggi? E mentre ci pensi e mentre lo dici, sorridi, perché essere grato è un privilegio che non tutti hanno e tu in questo momento ce l'hai. Quindi sorridi di sentirti privilegiato. Cosa provi? Euforia forse? Serenità? Qualcosa di più, è amore. Bene, vivilo, connettilo con il tuo cuore. Intanto che stai continuando a fare le tue attività fisiche, di cos'altro sei grato? Sei grato forse di questo momento di pace e serenità? Che non ti fa pensare a null'altro se non al lavoro che stai facendo su di te, se non al futuro che stai scrivendo. E se non sei grato, di cosa potresti essere grato? Di cosa potresti sentirti grato? Non deve per forza essere una grande cosa. Può essere anche una piccola cosa che ha il potere di fare la differenza. Pensa a quelle piccole cose che rendono la vita più bella e piena. Pensa alle amicizie, pensa alle persone che incontri. Cos'è che ti rende veramente felice in questo momento? Senti e connettiti con la parte del corpo che è il cuore che ti dà le emozioni più vere, le emozioni più forti. Bene,
Voglio adesso che tu riveda queste tre cose che hai pensato, queste tre cose per cui hai pensato di essere un vero privilegiato. E nello stesso momento vai ad amplificare, ingrandire quelle che sono sia le emozioni, sia la visione. Questo è veramente importante. Intanto che ti muovi, cosa sta accadendo? Cos'è che ti sta suggerendo il tuo corpo? Per che cosa sei stato prescelto? Per cosa ti senti prescelto, privilegiato di vivere queste sensazioni? E ricordati che deve essere per forza qualcosa di grande. Pensa anche a quelle piccole cose. Pensa a questa musica, pensa a Mozart che è in sottofondo. Bene, pensa un'altra cosa. E intanto sorridi ancora, sorridi. E se riesci, ridi. Ridi, amplifica la sensazione di gratitudine, fai quello che ti fa sentire ancora più grato. Potrebbe essere solamente utilizzare la visualizzazione chiudendo gli occhi, potrebbe essere invece dire una parola o fare un gesto, qualsiasi sia la cosa, fallo. Ancora questa sensazione, ancora questo gesto, in modo che sia un tutt'uno. E cosa ti fa sentire felice oggi? Come ti fa sentire? Quando sei felice, cosa senti? Come ti senti? Come ti muovi? Cosa fai? Come sorridi? E cosa ti rende euforico nella vita? Qualche cosa che magari non vedi l'ora di fare, cos'è? Pensaci, cosa provi al solo pensiero? Provi felicità, provi gioia, provi qualcosa di più? Com'è questo sentimento? Pensa alla gratitudine di sentire queste emozioni. Senti la vita che ti scorre, l'euforia che ti scorre in tutto il corpo e ancorati a questa emozione. Metti una mano sul cuore, che questa possa essere la tua ancora, che ti riporti allo stato di euforia, che sia in grado di riportarti allo stato di focus e che sia in grado di riportarti allo stato di gioia. E cos'è che ti appassiona oggi, in questo momento della tua vita? Cosa ti appassiona? E cos'altro potrebbe appassionarti? Intanto che rispondi ad alta voce, voglio che continui il tuo allenamento, perché questo, il movimento, il sorriso, il pensiero, stiamo unendo il corpo, la mente e lo spirito in tutt'uno, tutti focalizzati a lavorare per la tua programmazione, per disegnare questo anno, questa giornata, questa settimana, questo mese, questo anno, questa vita straordinaria, quella vita che comunque ti meriti. Di cosa sei orgoglioso? Dillo, condividi, di cosa sei veramente orgoglioso? Cosa ti fa impegnare fino all'ultima goccia di sudore? E in cos'altro potresti impegnarti? In cos'altro potresti mettere e rivolgere tutte le tue energie? Se vuoi veramente arrivare al prossimo livello, cos'è che potrebbe essere quella cosa su che vale la pena impegnarsi?
è la tua missione? Qual è il tuo scopo nella vita? Cos'è più importante nella tua vita? Cosa ami della tua vita? E cosa potresti amare? Chi ami nella tua vita? Chi potresti amare? E chi ti ama? Chi ti potrebbe amare se solo gli lasciassi la possibilità? Per chi sei importante? Senti, connettiti ancora con questo organo magnifico, il cuore. Connettiti con queste persone che ti amano. Connettiti con quelle che tu ami. Ringraziale della loro presenza nella tua vita e sii grato. Scusati per quello che magari non hai lasciato fare. Scusati per delle mancanze. Scusa. Quali sono le emozioni che stai vivendo? Quali sono le emozioni che passano nel tuo cuore? Fai in modo che siano queste emozioni veramente parte di te e che ti possano accompagnare in tutta la giornata, che ti possano far ricordare che attorno a te ci sono persone che fanno il tifo, che ti vogliono bene, che ti amano e che sono pronte a supportarti, ad aiutarti se solo glielo consenti. Cosa puoi fare oggi in modo che qualche cosa cambi, in modo che qualche cosa migliori? Cosa puoi migliorare? Cos'è che puoi fare e che può trasformare la tua giornata, che può avvicinarti a quello che vuoi? Cos'è che può rendere la tua giornata una giornata straordinaria? Cosa renderà questa giornata produttiva? Pensaci un attimo, realmente, connettiti con questa cosa, dilla con tutto te stesso. Voglio veramente che tu ti connetta e che riesca a trasformare la tua giornata e riesca a pensare a quello che può rendere questa giornata straordinaria a un livello successivo, che non solo renda la tua giornata, ma la tua vita e l'impatto che può avere per gli altri. Visualizza la miglior giornata che puoi avere, come se fosse questa, come se potessi ottenere tutto quello di questa giornata oggi stesso. Voglio che tu la visualizzi, voglio che la senta reale, che faccia veramente qualsiasi cosa che debba fare, se è chiudere gli occhi, se è mettere la mano sul cuore, qualsiasi sia la cosa, falla e amplifica la sensazione di gioia, la sensazione di euforia, l'adrenalina dell'aver raggiunto qualche cosa per cui stai lavorando. Amplifica tutte le sensazioni, rendile reali attraverso anche il movimento del corpo. Segui la mente, continua il tuo allenamento, ma segui il ritmo che ti dà la mente. È la mente che ti sta conducendo, è lo spirito che ti sta conducendo. E sii grato. Sii grato a Dio per l'opportunità che ti sta dando di oggi. Hai l'opportunità di trasformare la tua vita in quello che veramente vuoi. Hai l'opportunità di avere, ottenere quello che tanto desideri. Qual è l'obiettivo che se raggiunto trasforma la tua vita? Voglio che pensi ancora a questa immagine e che la avvicini
questa immagine in cui tu hai raggiunto quell'obiettivo. Sei felice, sei radioso, stai festeggiando il raggiungimento dell'obiettivo con chi ti ama, con chi ti ha aiutato ad arrivare lì. Stai condividendo questo momento con chi comunque ha fatto parte del tuo percorso e piano piano ha aiutato te a scalare quella montagna. Quella cosa che ti sembrava impossibile, oggi, ora è normale, è arrivata. Porta questa immagine sempre più vicina al tuo cuore. E se la vai a prendere questa immagine, portala nel cuore e rimani un attimo con la mano sul cuore, quasi coccolandola, coccolando l'immagine e quasi mettendo questa mano come il 5 per congratularti, per festeggiarti, per dirti bravo, perché tra meno di quanto te l'aspetti, quel bravo arriverà veramente. Ok, quindi stai vivendo questo momento. Voglio che prima di andare a letto porti ancora la mano sul cuore, vivendo questo momento. E voglio anche che prima di mangiare faccia questa cosa, in modo che tu possa ancorare, possa rivivere questa sensazione. Lo puoi fare anche in un luogo pubblico, nel momento in cui mangi, perché è solamente portare la mano al cuore. In questo momento ti connetterai proprio con il tuo cuore per rivivere. Ed ora passiamo a un secondo momento che è quello delle affermazioni. Affermazioni vuol dire ripetere delle credenze, dei credo che dobbiamo avere per che ci aiutano questi mantra, questi credo per raggiungere più velocemente quelli che comunque sono gli obiettivi. Quindi ripeti chi devi essere per raggiungere quell'immagine, per raggiungere quegli obiettivi. Magari potrebbe essere: io sono sicuro, io sono certo, io amo la mia vita, sono invincibile. Qualsiasi sia la cosa, qualsiasi sia il tuo mantra, ogni giorno miglioro, ripetilo, ripetilo 3 volte. Ottimo, adesso aggiungi emozioni, aggiungi anche un movimento che ti aiuti a ricordare. Ogni giorno miglioro, per esempio. Aggiungi l'entusiasmo, la convinzione, la gioia nel rendere pubblico quella cosa, quella credenza, quel mantra che ti porterà, intanto che ripeti, diventa parte integrante di te stesso e quest'altro pensiero vuoi condizionare, ti aiuterà a condizionare, a programmare la tua mente ad arrivare dove vuoi. Quindi, cos'altro hai bisogno? Sono invincibile, sono intelligente, sono organizzato, sono in controllo della mia vita, sono disciplinato, sono il risultato delle azioni, sono disciplina, sono le azioni. Quello che devi essere, ripetilo con certezza e convinzione che sei. E ripeti ancora con ancora più convinzione, con tutte le parti del tuo corpo, in modo tale che vivi questa sensazione a 360 gradi, sorridendo. Intanto che ripeti, voglio che porti le mani sul cuore ancora una volta, perché comunque dal cuore e con il cuore ti connetterai, ti ancorerai e ti riporterà sul focus. Sono un successo. E ripeti ancora, sempre con più certezza, rendilo ancora più forte l'immagine, rendi l'immagine più forte, la forza della voce
E adesso è venuto il momento di festeggiarti, festeggiare perché comunque hai compiuto il tuo rituale, le tue abitudini del successo. Per cui prendi qualche minuto per festeggiare la giornata, l'inizio della giornata, come se avessi vinto la lotteria. Cosa faresti? Immagina di aver vinto la lotteria, perché in realtà l'hai vinta, perché hai una giornata da dedicare al tuo obiettivo e il tuo obiettivo è tutto quello che vuoi, quindi hai una giornata che ti avvicina a quello che vuoi. Immagina quando eri piccolo, la giornata di Natale, immagina la gioia nell'aprire i regali, la stessa gioia, la stessa felicità. Festeggiati, festeggiati, datti una pacca sulla spalla, abbracciati perché comunque stai lavorando nella direzione giusta. Premiati, premiati per il lavoro fatto, dato che stai iniziando questa giornata. Voglio che condivida quali sono i tuoi tre obiettivi, i tre obiettivi della giornata. Qual è lo scopo? Quali sono le intenzioni? Voglio che li senta questi obiettivi della giornata, voglio che senta la sensazione che avrai, che otterrai nel momento in cui li raggiungerai. Focalizzati su quello che è il tuo scopo, la tua missione e rendi la tua vita straordinaria. Buona crescita, buona giornata. Sono certa che dopo questa meditazione, le affermazioni e i festeggiamenti, la tua vita e la tua giornata sarà sempre migliore.